C'è ancora vegetazione in questo tratto del Ventoux, fra 3-4 chilometri le pietre prenderanno il posto degli alberi. Ci sono delle specie addirittura polari, c'è il papavero d'Islanda. Il Mont Ventoux è stato considerato patrimonio mondiale dell'umanità da parte dell'UNESCO. Un detto della Provenza dice: non è folle chi sale sul Ventoux, è folle colui che ci ritorna. E Felice Gimondi sul Ventoux ci sono tornate tre volte, cioè una volta che ha avuto quel problema e un'altra volta estremamente triste, anche se positiva come rendimento atletico, perché passai secondo e arrivai secondo a Carpentras, ma fu proprio in quell'occasione che a 3-4 km dalla cima, voltandomi indietro per controllare la situazione, vidi il povero Tom, povero Simpson, a 50-60 metri da noi, ancora in bicicletta naturalmente, che cercava con tutte le sue forze di reagire e tenere duro. Seppi poi dopo, mentre stavo facendo i massaggi, purtroppo la triste notizia. E sono passati esattamente 33 anni, era il 13 luglio 1966, data della morte di Tom Simpson. Gimondi arrivò quarto sul Mont Ventoux nel 65, secondo nel 67 e ottavo nel 72. Quindi Felice, lei è sempre stato un protagonista su questa montagna, sul Monte Calvo, sul gigante della Provenza. L'ottavo del Mont Ventoux, l'ultimo, l'ho scoperto solo ieri leggendo l'ordine d'arrivo. Si vede che ero arrivato talmente stanco che manco mi ricordavo di essere arrivato ancora un'altra volta al Mont Ventoux. Vinse Eddy, mi sembra, su Vandenbosch. Nel 70 questo, sì, nel 72 invece vinse Thévenet. Minuto e 40, Thévenet, bravo, sì. Ecco Lance Armstrong, fase di studio questa, mancano 9 km all'arrivo. A fare l'andatura Jan Ullrich, sicuramente più brillante rispetto all'ascesa pirenaica di Lourdes Otacam. I due padroni del Tour, a dire la verità, di padroni per adesso ce n'è uno solo, ed è il signore che vedete inquadrato, Lance Armstrong, vincitore l'anno scorso della Grand Boucle con oltre 7 minuti di vantaggio su Alex Zülle, in questo momento a 4 minuti e 14 su Jan Ullrich. Ullrich, Armstrong, poi Botero, Belocchi, Eras e Virenque, leggermente più staccato Marco Pantani. Anche Virenque mi sembra abbastanza in difficoltà, vedete come abbia cominciato a ondeggiare con le spalle. Armstrong stava salendo con il 23, penso che Virenque stia salendo con un rapporto leggermente più impegnativo, il 21. Vedete le differenze di stili in questa ascesa, molto composto Jan Ullrich, difficilmente sale sui pedali, cosa che sta facendo adesso Lance Armstrong. Nessun problema per l'americano fino a questo punto, ha sacrificato prima Tyler Hamilton e poi Kevin Livingston. Sì, ma Ullrich in questo momento sta correndo per il secondo posto, scusate, forse perché io dietro Pantani allora cerco di fare il tifo per il mio, capito? Perché se fa l'andatura a tempo come sta facendo adesso, Armstrong va a nozze in una situazione come questa. O lo attaccano o conviene far lavorare lui. Probabilmente fa così perché cerca di stancarlo sul passo. Ullrich non è uno scalatore puro, è uno che non riesce a scattare secco come di solito riesce ad uno scalatore vero, e quindi cerca di stancarlo sul passo, anche se mi sembra che Armstrong in questo momento fatica ne stia facendo poca, perché non sembra neanche sul Ventoux. E purtroppo il ritardo di Marco Pantani è aumentato, adesso deve recuperare più di 20 secondi. Ci sono 6 uomini a comandare questa 12ª tappa del Tour de France: Jan Ullrich, Lance Armstrong, Santiago Botero, Roberto Eras, Joseba Belocchi e Richard Virenque. Joseba Belocchi è uno spagnolo di Vitoria. 24 secondi in ritardo adesso di Pantani. Non ce l'ha fatta, era vicinissimo, ma non ce l'ha fatta a recuperare quei pochi metri. Comunque adesso Ullrich ha calato l'andatura, quindi Pantani potrebbe non perdere altri secondi a questo punto, perché vedete che Ullrich sta controllando la situazione, sta guardando in faccia gli avversari, cercare di capire, di vedere qualche smorfia sul viso dei propri avversari. Capigliatura leggermente più chiara per Botero, mentre Corvino, Roberto Eras sono i due corridori della Kelme Costa Blanca. Si sta comportando molto bene
questa formazione spagnola invitata dagli organizzatori non aveva diritto a prendere parte al Tour de France, ma dopo quanto fatto al Giro d'Italia LeBlanc li ha invitati e devo dire che stanno correndo piuttosto effettivamente bene. Effettivamente gli spagnoli sono sempre stati corridori di temperamento e direi la Kelme quest'anno ha fatto un grandissimo giro, si stanno muovendo da protagonisti, sono loro che hanno fatto battaglia l'altro giorno, hanno vinto con Ochoa, come si chiama, con una tappa fantastica, con una fuga partita da lontano e ha saputo tenere duro, una reazione incredibile di Armstrong, quindi una squadra che ci voleva. Felice Gimondi ha dichiarato: Jan Ullrich sta correndo per il secondo posto. Come giudichi questa azione di Ullrich? Ormai sono 2,5 km che è lì davanti a tirare. Cerca, secondo me, di sfiancare Armstrong. L'unica arma che ha lui è questa. Se ti ricordi anche 2 anni fa, quando partì sul Madeleine dopo la disfatta delle Desalpes, quando perse la maglia gialla, quando perse 9 minuti da Pantani, partì sulla Madeleine e fece tutta la salita a tutta per cercare di sfiancare Pantani. Non ci riuscì. Lui non può fare tanti scatti, ne può fare uno, al massimo due. L'unica possibilità che ha è quella di impostare un ritmo alto e eventualmente staccare gli avversari. Solo che staccarli, soprattutto Armstrong, penso che a questo punto sia difficile. Potrebbe farlo nell'eventualità difficilissima che Armstrong vada in crisi negli ultimi 2-3 chilometri, ma non penso. Però 2 anni fa sul Col della Madeleine, ricorderai Davide, Ullrich era scattato in maniera secca cercando di andarsene da solo. Quest'oggi invece si è messo davanti senza scattare, cioè solamente di passo, come si dice in gergo, Gimondi. Un comportamento strano. Sì, strano, ma tieni conto sempre del fattore che questa è una montagna che fa paura. Io in macchina all'inizio, guardando in cima, vedendo questa situazione ambientale, mi sentivo teso, nervoso, come quasi quando la dovevo affrontare. Quindi è una montagna che va affrontata riflettendo e sapendosi gestire, perché altrimenti diventa pericolosa. Si vede che anche lui, sapendo un po' la storia anche di questa montagna, corre secondo una logica, ecco. E siamo ormai in vista di Le Chalet Reynard. Però ci sarà una curva a sinistra, lì ci sono tribune, solamente in quel tratto 40.000 persone ad assistere a questa 12ª tappa della Gran Boucle. Ancora Jan Ullrich con Lance Armstrong, uno splendido José Babeloc in terza posizione, quindi Santiago Botero, Richard Virenque e Roberto Heras. Insegue a 25 secondi Marco Pantani. Ullrich, vedi che ogni tanto si ferma, guarda in faccia gli avversari, poi dopo riprende. Però adesso il suo passo non è più come prima, ha leggermente calato, difatti Pantani adesso è a 20 secondi. Però guarda il viso di Armstrong, non si vede la stanchezza, la fatica. Sta controllando la situazione. Sì, decisamente Armstrong mi sembra che lo segua con una certa tranquillità, senza dover andare a pescare alla riserva, direi quasi tranquillo. Sta controllando giustamente il tour con 4 minuti e più di vantaggio, quindi è tutta una logica dietro queste immagini. Comunque, se vogliamo analizzare un po' la condizione fisica di questi protagonisti, anche Jan Ullrich mi sembra abbastanza, cioè non dà a vedere lo sforzo, la fatica che sta profondendo in questa azione. Sì, sicuramente sta salendo molto bene, una pedalata direi non al limite neanche lui, però questo non gli serve per cercare di ribaltare la situazione. Uri può pensare, vabbè, cominciamo ad andare in porto oggi, poi ci sono altre 3-4 tappe impegnative, vedrò poi da farsi, potrebbe essere una scelta tattica anche questa. E mancano ancora tanti chilometri al traguardo, 6 chilometri, notate questa panoramica del Mont Ventoux, il Monte Calvo, una pietraia negli ultimi 3 chilometri, e a 1,5 dal traguardo c'è la stele in memoria di Tommy Simpson, morto il 13 luglio del 67 nel corso della 14ª tappa da Marsiglia a Carpentras. Gli esperti sostennero che la dose di anfetamina assorbita da Simpson da sola non poté causarne la morte. Quindi è vero che furono trovate tracce di anfetamina. Vediamo Pantani,
150 metri da recuperare, potrebbe ancora farcela il pirata. Infatti vedete, è calata l'andatura di Ulrich, però adesso addirittura si è spostato, siamo su Alerenar, la strada diventa un po' più facile, ma il vento aumenta perché adesso si è praticamente allo scoperto, diminuisce la vegetazione e andrà lentamente a togliersi, diventerà una lunga pietraia e a questo punto Pantani potrebbe addirittura rientrare, però potrebbe scattare ancora una volta Ulrich. Adesso si è portato in coda, si stanno controllando, vedete che Armstrong comunque non perde di vista Ulrich. Notate lo spettacolo, la folla straripante su questi tornanti del Ventoux, più di 300.000 persone, più di 3.000 camper, tanti tifosi italiani. Più avanti, 500 metri più avanti, c'è il camper del Club Pantani di Borello. Borello che è un paesino, guardate intanto che sta rientrando Pantani, solamente 6 secondi. Sì, Borello è un paesino a 10 km da Cesena. Vedete, è calata proprio la velocità del gruppo ed è un bel vantaggio per Pantani perché a questo punto il vento tante volte è contrario e stare a ruota è importante. Poi puoi immaginare anche il morale di ritornare sui primi, vedere che comunque sono lì, che non sono tanto più forti di te, e quindi secondo me oggi Pantani può fare ancora tanto. E l'aggancio è riuscito, adesso sono in 7 davanti. Pantani, Heras, Armstrong, Botero, Jan Ulrich, il padrone del Tour, Lance Armstrong, José Babilocchi, Evi Rank a tirare in questo momento.